Ciao, allora oggi sono particolarmente polemico, veramente mi vedrai abbastanza incazzoso perché una giornata di merda, anche se non sembra c'è un vento qua in Liguria che ti porta via, quella è Alassio, quella è l'isola Gallinara, visto che poi magari me lo chiedi. Laggiù c'è Finale Ligure, il sogno di tutti i biker. Continuo ad avere dei problemi sulla nuova scalpel e questo mi fa girare altamente i coglioni, comunque. E siccome sono un po' infastidito, oggi sono polemico. Polemico quindi. Tiriamo un po' il culo alle sfide di Strava. Non so se sai cosa sono le sfide di Strava, bene, sono queste. Essenzialmente sono tre sfide, una sulla distanza del mese, una sull'aumento quota del mese, quando tutti sappiamo che Strava l'aumento quota lo sputtana, e uno su un obiettivo chilometrico del mese, i 100 km. Cioè 100 km una volta al mese per loro è un obiettivo incredibile. Sì, per qualcuno sì, per molti altri è un obiettivo che tutte le settimane viene comodamente raggiunto. Sull'aumento quota, come ti dicevo, è una puttanata galattica perché tutti sappiamo che basta registrare un giro su Strava col telefonino e l'aumento quota raddoppia. Quindi, cioè, è assurdo veramente fare una sfida sull'aumento quota quando tutti sappiamo e anche Strava sa che il loro metodo di calcolare l'aumento quota è una puttanata galattica, a meno che non venga fatto con un Garmin o con comunque uno strumento preciso. Se lo fai col telefono fa il doppio, eh. Tu pensi di aver fatto 5.000 metri di dislivello e ne hai fatto 2.500. E l'altra sfida è sul chilometraggio, cioè a babbo così, un chilometraggio, chi fa più chilometri. Era bello, qualche anno fa facevano le sfide del tipo fai 4 uscite in 3 giorni, cioè quelle sfide un po' più particolari, dedicate, quello era divertente, quello era veramente divertente e simpatico. Io gli ho chiesto a Strava spiegazione, insomma, di poter riattivare delle sfide oppure di dare la possibilità agli utenti di fare delle sfide, gliene frega una mazza. C'è forse qualche gruppo che riesce a farle, ma io sinceramente non ci sono ancora riuscito. Quindi diciamo che boh, io considero veramente le tre sfide classiche che tutti i mesi propone Strava, cioè aumento quota, distanza e i 100 km o 120 d'estate perché allunga un pochettino, giustamente, la trovo una minchiata galattica. Io prima all'inizio mi ci scrivevo, adesso non mi ci scrivo nemmeno più perché intanto sono veramente inutili. E in più quello sull'aumento quota non è solo inutile, è proprio una presa per il culo. È proprio una presa per il culo. Dai, oggi va così, guarda, scusami. Ma ogni tanto la sclerata ci sta. Bene, dai, comunque sia, se questo video più o meno ti è piaciuto, anche un po' di mio scazzo, ti chiedo la cortesia di mettermi like, un po' di conforto, like mi farebbe un po' di conforto. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, se non l'hai ancora fatto e non mi conosci, iscriviti e guarda qualche altro video, vedrai che ti diverti. Grazie, alla prossima, ciao!